Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi volevo fare qualcosa di davvero molto carino che ho visto dal canale di Arianna e di Last Blue, che hanno creato questa collaborazione molto molto carina. Vi linko giù i loro video perché sono super interessanti, andateli a vedere. Comunque hanno creato video dove si immaginavano dei libri o affini che potevano diventare delle serie TV molto valide. E secondo me è un'idea molto carina, soprattutto perché la settimana scorsa vi ho parlato di libri che saranno poi trasformati in serie TV o film in uscita prossimamente, quindi pensavo sarebbe stato carino parlarvi di quali libri secondo me sarebbero perfetti per una serie TV. Allora, ovviamente io non vi vorrei citare Harry Potter, anche se io sono fermamente convinta che come serie TV sarebbe spaziale, molto più rispetto ai film. Io purtroppo, no, per quanto possa avere un legame con loro, li trovo molto incompleti, e una serie TV invece avrebbe spazio, tempistiche, eccetera, per essere perfetta. Quindi non lo voglio dire, ma già lo sapete. Ora non vorrei ripetermi, ma chiaramente indovinate qual è la serie che secondo me, come serie TV, sarebbe perfetta. Sapete già che è Six of Crows, perché sarebbe meravigliosa, sarebbe tipo il Peaky Blinders del fantasy, cioè vabbè, ma io non mi voglio ripetere e quindi vi parlo di un po' di titoli che secondo me come serie TV spaccherebbero. Bando alle ciance, iniziamo. La prima, che chiaramente non vi sorprenderà se mi seguite da un po', è la serie che io vorrei vedere tratta da And I Darken, Now I Rise and Bright We Burn di Kirsten White. Ovviamente l'ultimo libro deve ancora uscire. Questa sarebbe la perfetta serie con delle componenti storiche, però molto 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 cruenta da proporre, visto che l'anno prossimo, forse ad aprile, ci daranno Game of Thrones, quindi l'ultima stagione finisce. Questa è una di quelle serie che io ci vedo come degna erede di Game of Thrones. Sarebbe perfetta, avvincente, azione a palate, personaggi incredibili, una protagonista femminile che voi sapete io amo profondamente. Se avete seguito tutti i miei video, io parlo di Lada continuamente. Insomma, quel tipo di serie prodotte dalla HBO, molto cruente, molto violente, molto 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 avvincenti. Anche perché ci sono tre libri, l'azione non manca, colpi di scena ancora meno, perché ogni pagina giri e hai, oddio no, ti prego risparmiatemi in questo, cioè basta, colpi di scena, e sarebbe proprio perfetta. Tra l'altro con quel setting storico, anche perché in questa serie noi reimmaginiamo Vlad Dracul come se fosse una donna, ma solo come spunto iniziale, e poi ci si muove tra la Vallachia, Istanbul, territori dell'Est Europa, il mare, c'è cioè l'ex Jugoslavia, insomma è interessante, che sarebbe assolutamente originale perché a parte qualche film nessuno ha mai affrontato qualcosa di simile se non nelle grandi produzioni blockbuster hollywoodiane terribili. Tra l'altro io spero veramente che questa sarà una scelta da fare, perché spaccherebbe, proprio sarebbe meravigliosa. So che se ne parla da diversi anni della produzione di questa serie, però effettivamente ancora non abbiamo nulla, neanche i nomi del casting. In ogni caso, io spero vivamente che facciano una serie su The Raven Boys di Maggie Stiefvater. Allora, la serie per me ha alcune lacune, nel senso che faccio fatica ad amare lo stile. Per me lo stile è proprio un grande ostacolo con questa serie, perché non mi fa impazzire, ma l'idea di base è incredibile. La serie segue le vicende di Blue, che viene da una famiglia di sensitive. Nella sua famiglia sia la madre che le zie sono sensitive e hanno questi poteri paranormali, potremmo dire, ma non pensate a cose super strane, semplicemente sentono delle presenze, riescono a leggere le carte, riescono ad avere un rapporto con gli spiriti. La vicenda di Blue inizia quando una sera, durante uno dei loro folli giri al cimitero, entra in contatto con uno spirito che le dirà che la prima persona che bacerà, il suo primo amore, morirà. E quindi
ovviamente già questi presupposti sono molto interessanti. In più lei entrerà in contatto con questo gruppo dei Raven Boys, ovvero che frequentano il liceo di Aglionbay, dove lo stemma è proprio un corvo. E scopriranno cose pazzesche. È un urban fantasy meraviglioso, secondo me, come setting. Non mi fa impazzire solo per una questione di stile, che io e la Steve Adler facciamo proprio fatica a capirci. In ogni caso, secondo me, come serie sarebbe perfetta, perché potrebbe essere sicuramente una serie adatta a un pubblico molto giovane, perché con questa sorta di ambientazione americana, tutti i personaggi sono molto giovani, frequentano la scuola, eccetera, ma in ogni caso, se la produzione non fosse troppo teen, alla Pretty Little Liars, insomma, quel genere lì, potrebbe comunque regalare tantissimo anche chi è un po' più grande. E secondo me le idee di base sono coinvolte, insomma, regallesi perduti, c'è un grande rapporto con la natura, c'è questo gruppo che affronta mille avventure, insomma, è molto molto interessante. Sia la serie, ovviamente, che so che è stata tradotta anche in Italia, ma non tutta completa, oppure come serie TV, secondo me, sarebbe ottima. Proprio vedo già questi paesaggi infiniti, questi alberi incredibili che bucano lo schermo, insomma, se riuscì, questa forse Netflix riuscirebbe a renderla abbastanza bene. Sì, ce la vedo come produzione Netflix. Invece, se amate qualcosa di fantasy che ha a che fare anche con il distopico, secondo me una serie interessante potrebbe diventare The Young Leeds di Mary Lou. Forse anche questa è già in produzione, non vorrei essere poco informata. Io di questa serie ho letto sul primo, ma la continuerò sicuramente, e ci troviamo in questa ambientazione post-apocalittica, potremmo dire, dove una febbre ha colpito gran parte della popolazione e la maggior parte delle persone infette sono morte, invece una parte è riuscita a sopravvivere, rimanendo però molto deturpata dalle cicatrici che ne sono rimaste sul loro volto e sul loro corpo, e alcuni di loro hanno anche sviluppato dei poteri, che ovviamente avere dei poteri spaventa molto in questa società. Devono nascondersi e quindi si ritrovano a nascondere la propria identità e non farsi mai trovare, e a questo gruppo di sopravvissuti viene attribuito il nome proprio di Young Leeds. E la protagonista proprio di questa storia è Adelina Moreau, che è un personaggio che scopre di avere davvero un potere. E insomma, cioè, la cosa bella di questo libro è che questa protagonista poi è un po' un'antieroina, un po' strana, ci sono personaggi molto ambigui. Secondo me già per l'ambientazione, che non è proprio post-apocalittica alla Maze Runner, ma anzi si rifà un mondo un po' più antico del nostro, un po' di qualche secolo prima del nostro, quindi sarebbe affascinante anche vedere anche solo il world building, come viene costruita la scenografia, insomma io sarei molto interessata, e secondo me come serie renderebbe benissimo. Secondo me una miniserie la potrebbero tirare fuori benissimo e vedrai bene come produzione Netflix. Un'altra serie che secondo me sarebbe davvero valida e che probabilmente vedrai anche come produzione Netflix è quella delle Lunar Chronicles. Adesso vi faccio vedere Scarlet perché non trovo Cinder, che sarà ovviamente in qualche mucchio dei miei libri. E secondo me questa serie, a parte anche per il volume, perché sono un po' di libri, quindi sicuramente darebbe anche continuità, e visto che seguiamo un cast di personaggi molto interessante, variegato e con storie molto diverse, dinamicità totale, mille avvenimenti, colpi di scena, cioè sarebbe una serie perfetta, piena di azione, tendente al sci-fi, quindi con elementi spaziali, eccetera, ma non solo, e un cast di personaggi che potrebbe fare proprio al caso di tutti. Secondo me sarebbe una serie sicuramente più dedicata a un pubblico abbastanza giovane, però meravigliosa. Io questa la vedrei perfetta, poi con queste ambientazioni veramente spaziali. Io non riesco a capire perché non l'abbiano già fatto, perché sarebbe davvero un grande successo e permetterebbe di avere una continuazione anche narrativa di qualche stagione, anche solo affrontare Cinder, poi Scarlet, poi Res, poi Winter, poi ci mettiamo anche Fairest, insomma, perché non è stata fatta? Fatela, sarebbe pazzesca. Già vedo il cast, queste sono le mie idee, insomma. Secondo me tutte queste potrebbero essere serie scritte come young adult che sarebbero perfette
per delle serie TV, vedo già proprio gli script, vorrei essere quella che seleziona gli autori, perché per me la cosa fondamentale è non scegliere degli attori sbagliati per i personaggi che devono interpretare. Ecco, io vorrei dirigere i casting, l'unica cosa è quella, per il resto vorrei una fotografia pazzesca per tutte queste serie, perché se la meritano. E insomma, dai, spero che qualcosa di quello che vi ho detto vi abbia incuriosito, e se c'è qualche libro che voi vedreste bene come serie TV, mi raccomando, fatemelo sapere, perché magari un po' di alleanza, insomma, facciamo sapere quando ci sono dei libri che vorremmo vedere trasformati in progetti invece cinematografici. Insomma, ringrazio Arianna e Last Blue per aver creato collaborazione che secondo me è stata veramente carina e mi ha dato un sacco di spunti. Come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate del video giù nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!